Telemater, in stretta collaborazione con i canali cattolici di Telepace e TV 2000, vi porta ora i migliori programmi del Papa Francesco in Vaticano, le informazioni dall'Italia e dal mondo e i più recenti programmi di catechesi e formazione teologica e spirituale della nostra Chiesa Cattolica Italiana. Telemater. Cari amici del Queens, benvenuti al programma Telemater Queens, la televisione cattolica italiana d'America. Io sono Nicola Signorello, direttore del Telemater Queens, e con me il padre Volta Tolanotto, direttore spirituale di Telemater. Invitiamo tutti gli italiani del Queens a seguire i nuovi programmi di Telemater sul canale 56 della Time Warner Cable, Queens Public Television, che andranno in onda ogni lunedì alle 10 del mattino e verranno ripetuti alle 11.30 del mattino di martedì. Invitiamo tutti gli italiani a spargere la voce e di farci compagnia ogni lunedì e martedì mattina qui al Queens Public Television per canale 56 di Time Warner Cable. Carissimi amici, benvenuti ai programmi di Telemater. Sia lodato Gesù Cristo. Con tanto desiderio entro nelle vostre case, mi metto lì accanto a voi per quanto mi è possibile. Vorrei essere seduto accanto a voi, magari sul sofà, e conversare su quanto di più bello la nostra fede cattolica ci trasmette, ma cercando di capirla, anche con razionalità, ponendoci gli interrogativi, senza paura. Non fa paura quando un uomo è un ricercatore di Dio, dell'assoluto. Il brutto è quando uno rinuncia alla ricerca. L'uomo è un ricercatore nato, cerca di indagare dentro la natura e l'uomo cerca di scrutare anche ciò che porta dentro di sé. Certo, quando entra in se stesso, gli interrogativi diventano aggrovigliati. L'uomo è un baratro, dice il testo della scrittura, Salmo 63, e il suo cuore è un abisso. Come è possibile entrare in questo cuore umano e non porre dei grossi interrogativi a cui noi, come persone umane, ancor prima che credenti, vogliamo, desideriamo rispondere? Il Catechismo della Chiesa Cattolica cerca di aiutarci alla riscoperta del significato più profondo dei nostri interrogativi che più che mai lecito porci. E cominciamo allora con il numero 2 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica che pone questa domanda. Perché nell'uomo c'è il desiderio di Dio? La risposta. Dio stesso, creando l'uomo a propria immagine, ha iscritto nel suo cuore il desiderio di vederlo. Anche se tale desiderio è spesso ignorato, Dio non cessa di attirare l'uomo a sé perché viva e trovi in lui quella pienezza di verità e di felicità che cerca senza posa. Per natura,
e per vocazione. L'uomo è pertanto un essere religioso, capace di entrare in comunione con Dio. Questo intimo e vitale legame con Dio conferisce all'uomo la sua fondamentale dignità. Non dico che questa risposta non sia chiara, è chiarissima, ma proviamo a vederne le conseguenze anche sul piano concreto. Che cosa può significare tutto questo per il vivere della vita feriale di ogni uomo che si fa interrogativo nei confronti di sé e delle grandi problematiche dentro le quali l'uomo è inevitabilmente chiamato a vivere, specialmente nella nostra convulsa civiltà attuale. Perché dunque nell'uomo c'è il desiderio di Dio? Ma c'è o non c'è questo desiderio di Dio? Può darsi che qualcuno si convinca che non vale neppure la pena di cercare Dio. Dipende poi dai momenti stessi della vita che suggeriscono la ricerca di Dio, comunque di qualche cosa che è oltre se stessi. Soprattutto quando l'uomo si accorge di non essere risposta completa a se stesso e di non riscontrare proprio dentro il proprio essere, nel suo limite, tutte le risposte di cui va alla ricerca in quanto essere umano, bisognoso di capire il mistero di sé. C'è il desiderio di Dio. A volte è un desiderio esplicito, altre volte è implicito, altre volte, per così dire, rimosso o soffocato, ma il desiderio rimane. O per dirla con Sant'Agostino all'inizio delle sue confessioni, un'espressione che tutti noi conosciamo molto bene, che Agostino ha sperimentato sulla sua stessa carne: tu sei grande, Signore, e ben degno di lode. Ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha sosta finché non riposa in te. Beh, questa volta ve lo dico in latino, che è intraducibile, ma che già nella sua formulazione latina, appunto, ci dice il suo contenuto, noi già lo percepiamo. Ad te fecisti domine, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te, Agostino. Che uomo meraviglioso! Dopo il travaglio di una vita da giovane e da adulto, divenuto rettore, anzi insegnante di retorica, di avvocatura, presso l'università di allora, capitale dell'impero romano d'Occidente, che era Milano, è un Agostino sempre inquieto. Mentre aveva l'impressione di aver conquistato la vita, aveva conquistato la grande carriera che tutti avrebbero desiderato, però in fondo il suo cuore, quando si metteva a contatto con il suo essere profondo, quando tutto attorno a lui faceva silenzio e non poteva non rispondere agli interrogativi che nascevano dentro di lui, dalla sua mente così acuta e così esigente. Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore, la nostra interiorità, rimane inquieta, forse anche di più di inquieta, finché non si decide a trovare la sua armonia, la sua pace in te. Ecco allora la risposta del compendio. Dio stesso, creando l'uomo a propria immagine, ha iscritto nel suo cuore il desiderio di vederlo. Dio è l'uomo, anzi il cuore dell'uomo. Allora cerchiamo di capire che cosa intendiamo per cuore. L'immagine prima è quella del cuore fisico, che pompa il sangue, che lo purifica, che lo rimette in circolazione in tutto il nostro corpo, attraverso vene, capillari, eccetera. E qui occorrerebbe proprio un medico, comunque un esperto in questa materia. E deve essere una cosa fantastica, il cuore. Ma quando noi intendiamo cuore, nella Sacra Scrittura, intendiamo più che il muscolo propulsore di sangue, è in realtà la nostra interiorità, cioè ciò che equivale al nostro essere io, la nostra stessa identità di persone. Quello è il nostro cuore, cioè l'interiorità.
Bene, Dio ha creato l'uomo, l'abbiamo già visto, maschio e femmina, riprenderemo questo testo, ha iscritto nel cuore dell'uomo, cioè ha inciso, praticamente come sulla pietra, qualche cosa che non può essere soppresso da nessuno, né dall'esperienza né dalle ideologie. In fondo, quando l'uomo ascolta attentamente se stesso, nelle sue esigenze profonde, capisce che cosa c'è scritto in profondità nel suo cuore, che lui non si è dato, ma che lui, Dio, il trascendente, ha inciso, ha scavato, ha immesso dentro i suoi cromosomi. Nei cromosomi dell'uomo sta scritto che l'uomo è ricercatore di Dio e non può fare a meno di Dio, sempre se l'uomo riesce ad essere sincero con se stesso, un ricercatore. Anche se tale desiderio, ricorda il testo, è spesso ignorato, Dio non cessa di attirare l'uomo a sé. È vero che l'uomo, travolto dal vivere quotidiano, dimentica Dio. Forse neppure è in grado di percepire quello che dentro il suo animo si agita giorno dopo giorno. Magari lo stress della vita gli fa dimenticare e Dio è la propria coscienza, cioè la propria interiorità. Ma Dio non cessa di attirare l'uomo a sé, quasi per una legge del pendolo, verso Dio. Il centro di tutto è lì. Si passa inevitabilmente. È Dio che ha scolpito dentro ogni essere umano, in me, in te, in chiunque, questa realtà. Siamo fatti per Lui. Ci attira a sé. Per quale scopo? Perché l'uomo viva e trovi in Lui la pienezza di verità e di felicità. L'obiettivo. Cercare la verità, ma non una piccola verità, un frammento di verità, tutta la verità. Sicché l'essere mistero dell'uomo finalmente trova anche la vera soluzione del suo essere mistero. Capisce il perché è un mistero. Parleremo più volte di questo termine mistero, che non va identificato come una cosa misteriosa, ma piuttosto come una realtà che è più grande di noi. Ed essendo più grande di noi, ha bisogno di luce che viene dall'esterno, che viene appunto da Dio, che proietta la sua luce dentro il cuore dell'uomo. Al dire di Agostino, ancora una volta, e mi perdonerete queste citazioni di Agostino, ma mi è molto caro, come credo Agostino è carissimo a tutti quanti lo hanno accostato almeno una volta, rientra in te stesso, nell'interiorità della tua vita, del tuo cuore, troverai già dimorante la verità, con la V maiuscola. Allora l'uomo deve trovare, va alla ricerca della pienezza della verità, non può accontentarsi delle prime risposte banali. Perché? E il perché dei perché, fino ad arrivare all'ultimo perché, quello che dà ragione a tutta la serie concatenata dei perché. Va alla ricerca della felicità. L'uomo è un essere assetato di verità e di felicità, ma la felicità vera non ci può essere se non nella verità. La verità vi farà liberi, dice Gesù. Potremmo dire, la verità vi farà felici. Chiunque si lascia conquistare dalla verità si trova anche nella felicità. E chi è che trova la felicità cercando la verità? Chi cerca Dio senza posa. Il ricercatore di Dio. Insomma, io credo che anche un credente, parlo di me in questo caso, chiunque sia un credente, sa quanto costa la ricerca continua della verità e della felicità, che non è mai raggiunta totalmente, che non è una merce da mercato, che si possa acquisire con il denaro. Va ricercata di giorno in giorno. Oggi ho la misura dell'oggi, domani potrò anche aggiungere felicità, felicità, verità, verità, per approfondire, o meglio, un lasciarmi conquistare, inondare dalla verità
e dalla felicità. Per natura e per vocazione, l'uomo dunque è un essere religioso. Che cosa vuol dire l'uomo essere religioso? L'essere religioso. Uno potrebbe pensare che l'uomo è un essere orante, va bene. L'essere religioso, di per sé la parola religione potrebbe anche essere equivocabile. La religione non è una serie di riti. Quando diciamo uomo, essere religioso vuol dire aperto all'assoluto, di cui, ecco interessante quello che dice la risposta a questo secondo interrogativo, l'uomo è capace di entrare in comunione con Dio, capace, ma si è autodeterminato in questa sua capacità di poter entrare in comunione con Dio, dunque è il frutto della conquista dell'uomo, della sua intelligenza, della sua volontà, quello di poter accedere a Dio, mistero di amore trinitario. Chi è che sta all'origine di questa stessa capacità? L'uomo da solo non è capace di Dio, non è capace di raggiungerlo pienamente, ma soltanto intravederlo, come vedremo in domande successive. È capace di Dio soltanto se Dio lo rende capace di lui. Allora, ancora una volta, sentiamo la bellezza, l'importanza della gratuità del dono di Dio, un Dio che viene incontro all'uomo. È l'uomo che incontra Dio, per così dire, a metà strada, perché Dio fa tutta la sua parte, mentre l'uomo è chiamato a fare l'altra parte. È proprio nell'incrocio tra un Dio che discende e l'uomo che cerca Dio, come a tentoni si potrebbe dire con il testo biblico, un uomo che ricerca Dio, Dio gli viene incontro, in quell'incontro abbiamo il senso più bello dell'essere religioso. Il religioso, cioè l'uomo religioso, è un essere che si apre a Dio, è capace di Dio, non nel senso che lo possa contenere interamente, ma di fatto è in grado, ha la facoltà di entrare in comunione con Lui, la comunione di vita, Lui creatura, e Dio creatore, Lui figlio, Dio come padre, Lui limitato, Dio come infinito, assoluto. Questo intimo e vitale legame con Dio conferisce all'uomo la sua fondamentale dignità, espressione di grande rilevanza. Cerco adesso di chiarirla per quanto mi è possibile. Il legame con Dio, sul piano della intimità, dunque del cuore, l'uomo che con il suo cuore si apre a Dio e fa sì che il suo cuore, cioè la sua interiorità, diventi capienza di Dio. È un legame che sia vitale, vigoroso, convinto. Questo legame con Dio sta a fondamento della dignità dell'uomo. Chi è l'uomo? L'uomo è questa realtà personale che, voluta da Dio, amata immensamente da Lui, è continuamente sorretta da Lui, vive in comunione intima con Dio. Un essere chiamato a questa comunione vitale, intima con Dio. Allora capisco chi è l'uomo. Capisco la sua dignità. Noi auspichiamo che un po' tutte le costituzioni abbiano di fondo di cogliere il valore, si dice, della dignità della persona umana. Sì, però questo valore non può essere frutto soltanto di un accordo, che già è molto. Potremmo dire che se la dignità dell'uomo è sancita anche a livello del diritto nazionale e internazionale, è una conquista immensa, una conquista degna dell'uomo, della sua civiltà. Però, in definitiva, se noi togliamo anche dalle nostre abitudini quotidiane Dio, non abbiamo più il fondamento su cui fondare, piantare, radicare la nostra dignità di persone umane. Tutta la dignità, la grandezza dell'uomo, in altre parole, sta tutta nell'essere creatura di Dio, figlio di Dio. Si potrebbe dire: Dio ha fatto in me cose grandi, Dio mi ha fatto grande,
degno di Lui, opera sua. Ma se noi appunto togliamo Dio, e allora evidentemente siamo nulla. Come possiamo notare, anche questa risposta era veramente un grande condensato di sapienza cristiana. Ancora siamo nei preliminari, cioè nelle premesse. Il percorso è assai lungo, non possiamo neanche pretendere di dover dire tutto fin dal secondo incontro o terzo incontro della nostra catechesi. Noi abbiamo questa, spero, buona disponibilità a proseguire nel cammino e vi dico proprio riascoltiamoci. Riandiamo magari anche a queste parti che ho già tentato di spiegare. Eventualmente, se qualcuno fosse particolarmente interessato, si ponesse altri interrogativi che abbiano però attinenza con queste domande appena poste dal compendio, mi può anche scrivere. Poi cercherò di dare le risposte, se non subito, successivamente, al momento opportuno, quando di fatto conviene inserire l'interrogativo e quindi anche la sua eventuale risposta. Perciò a tutti ancora una volta il mio augurio cordialissimo e da amico, sia lodato Gesù Cristo. L'11 febbraio si celebra la Giornata Mondiale del Malato. A tale riguardo vi presentiamo una delle iniziative proposte per questa giornata dall'Associazione Alzheimer Trento. Si tratta dell'incontro con l'autrice Letizia Espanoli. Vediamo il servizio. Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one, you have been the one for me. Goodbye my lover, goodbye my friend. You have been the one, you have been the one for me. Cominciate a fare con ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. San Francesco. You can break my spirit, it's my dreams you take, and as you move on. E con gli ammalati, con i sofferenti, con i bisognosi, che cosa bisogna fare? Va e anche tu fai lo stesso. Questo passo dell'Evangelista Luca ha fatto da sfondo alla 21ª Giornata Mondiale del Malato. È in questo contesto, celebrato nell'anno della fede proclamato da Papa Benedetto XVI, che il Santo Padre esorta i cristiani a prendere come modello emblematico la parabola lucana del Buon Samaritano, in cui si esplica l'amore profondo di Dio verso ogni essere umano, specialmente quando si trova nella malattia e nel dolore. Inestimabile.
In occasione di questo evento, dedicato ai sofferenti e ai più bisognosi, l'Associazione Alzheimer Trento ha organizzato una serata dai toni culturali presso la Fondazione Caritro. Si tratta dell'incontro con Letizia Espanoli, luce nel buio dell'incertezza circa il delicato mondo della demenza. La dottoressa Espanoli è formatrice e consulente in ambito sociosanitario educativo. Presta la sua professionalità in diverse realtà pubbliche e private per la realizzazione di progetti ambientali idonei per le persone anziane e affette da Alzheimer e per la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e rispettosi della qualità della vita di anziani, familiari ed operatori. L'autrice nel suo testo Alzheimer, idee per la qualità della vita, dal problema del disorientamento cognitivo al campo infinito delle possibilità, propone una grande attenzione alla fragilità, alla dignità e alla persona, indicando una nuova strada per la cura dell'anziano, permeando questa dimensione di amore e di dignità. Beh, l'idea è questa: quando noi parliamo di malattia di Alzheimer spesso ci sale addosso la tristezza, la devastazione, ci viene in mente tutto quello che in qualche modo questa malattia toglie al malato e toglie alle persone che lo amano. Dopo tanti anni di lavoro però con queste persone l'idea diventa questa: i malati di Alzheimer non è vero che non capiscono niente, sono ancora persone. Dentro ogni malato c'è una persona e i servizi da una parte e le famiglie possono cominciare a incontrare quella persona e proporre attività che non siano solo di stimolazione piuttosto che non assistenziali, ma ancora attività che diano dignità alla vita. Letizia Espanoli sostiene che la demenza non è solo una tragedia, ma può essere un'opportunità, ed aggiunge che ogni persona malata di demenza diventa il suo maestro, e così ogni mattina può andare a scuola della demenza per imparare la vita, mettendoci creatività, passione e nuove idee. Per la famiglia la cosa più importante credo sia poter avere quegli strumenti che diano la possibilità di continuare ad amare. La malattia di Alzheimer è spesso una malattia che a un certo punto ci mostra un volto estremamente fastidioso, che è quello dei disturbi del comportamento. Le famiglie ancora oggi ritengono che, o in qualche modo vanno in cerca della pillola, ma il disturbo del comportamento è spesso una forma di linguaggio che il malato di Alzheimer utilizza per dirci che c'è qualcosa che non va. Il malato di Alzheimer potrebbe avere sete, potrebbe avere fame, potrebbe avere dolore fisico, e quindi è importante che la famiglia sia in qualche modo formata a leggere in modo diverso il disturbo del comportamento. E dall'altra parte, come dicevo, possa continuare però anche ad amare. Fino a quando noi operatori sociosanitari diremo alle famiglie con i malati di Alzheimer che i malati di Alzheimer non capiscono, beh, è difficile amare qualcuno che tu credi non capisca. In realtà, sempre, io vedo, ho sempre visto in questi anni, un marito, una moglie, un figlio vengono riconosciuti perché l'amore va al di là della malattia. Il morbo di Alzheimer è una patologia altamente invalidante. Non colpisce solo la persona che ne è affetta, ma tutta la famiglia ne è coinvolta. E così assume fondamentale importanza la differenza tra il curare e il prendersi cura. La nota forse più caratterizzante è che questa malattia toglie non solo la memoria, ma anche e soprattutto la propria identità. È da sottolineare che non esiste ancora una cura per questa patologia degenerativa, i cui dati parlano chiaro. Solo in Trentino ogni anno sono 7.000 i casi di persone colpite dal morbo di Alzheimer. Su più larga scala si può parlare di un nuovo caso ogni 4 secondi. Sono infatti 7.700.000 i nuovi casi di Alzheimer all'anno. Nel 2010 si stimano 35 milioni di persone colpite dalla demenza. Dati questi destinati a crescere maggiormente, che hanno fatto riconoscere in tutti i paesi la malattia di Alzheimer come una priorità di salute pubblica.
È da ricordare che ad oggi non esiste ancora una cura per questa patologia degenerativa che distrugge progressivamente le cellule cerebrali. Tuttavia esistono gesti, parole e azioni che non possono curare il malato di Alzheimer, né possono restituirgli la memoria, ma possono ridargli alcuni ricordi e sono in grado soprattutto di permeare la sua esistenza di quell'amore, di quel calore umano che fa la differenza e che ridà soprattutto la dignità come persone. Quale consapevolezza esiste nel malato di Alzheimer di essere affetto da questa patologia? La consapevolezza di malattia è stata molto studiata in letteratura e noi oggi sappiamo che probabilmente il malato di Alzheimer non sa di avere l'Alzheimer, ma è sicuramente nei primi anni della malattia in qualche modo molto tormentato dal suo essere consapevole che all'interno di qualcosa dove sta ogni giorno perdendo qualcosa. Perdo la mia capacità di allacciarmi le scarpe, piuttosto che non sono ogni giorno consapevole che questa malattia mi sta portando via parole e linguaggio. La ricerca scientifica non ha ancora trovato una cura per questo terribile morbo, ma le amorevoli attenzioni e la vicinanza della famiglia, degli affetti più cari e degli operatori sociosanitari possono fare davvero la differenza. In quest'ottica lavora sin dal 1998 l'Associazione Alzheimer Trento, situata in Largo Nazario Sauro, il cui motto è «La forza di non essere soli». La realtà trentina, impegnata attraverso i suoi qualificati volontari presenti sul territorio, opera per prendersi cura di ammalati e familiari in una dimensione di ascolto, di condivisione e di aiuto verso il prossimo. Dà enfasi all'importanza della qualità della vita degli ammalati, vedendo nell'amore il potente mezzo per arrivare laddove neanche i ricordi non arrivano più. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Per riassumere il concetto che la dottoressa Espanoli esprime nel suo testo, si può fare riferimento ad una citazione di Sant'Agostino, per indicare il coraggio per una nuova strada nel viaggio verso la conoscenza del morbo di Alzheimer. La speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno ed il coraggio. Lo sdegno per le cose come sono ed il coraggio per cambiarle. Ed ora passiamo alla conferenza proposta dalla Cappellania e il Consiglio Pastorale dell'Ospedale Santa Chiara. Vediamo di che cosa si tratta. Nel suo messaggio relativo alla 21ª giornata mondiale del malato, Papa Benedetto XVI ricorda come questa giornata, celebrata l'11 febbraio, segni la memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, ad oggi simbolo di speranza e di grazia. Il significato di questa ricorrenza è da vedersi soprattutto nella profonda dimensione della sofferenza. Il Santo Padre aggiunge inoltre che questa giornata si rivolge ai malati, agli operatori sanitari, ai fedeli cristiani e a tutte le persone di buona volontà e richiama le parole di Giovanni Paolo II quando, parlando della giornata mondiale del malato del 1992, enfatizza il valore della compassione. Giovanni Paolo II, infatti, sostiene che questo evento intenda rappresentare un momento forte di preghiera, di condivisione, di offerta della sofferenza per il bene della Chiesa e di richiamo per tutti a riconoscere nel volto del fratello infermo il santo volto di Cristo che, soffrendo, morendo e risorgendo, ha operato la salvezza dell'umanità. Give me one reason to stay here. Turn right back around. In occasione della giornata mondiale dedicata agli ammalati, la Cappellania e il Consiglio Pastorale dell'Ospedale Santa Chiara hanno promosso un pomeriggio di riflessione presso l'auditorium dell'Ospedale Santa Chiara, richiamando il passo di Luca, va e anche tu fai lo stesso. La finalità della giornata mondiale del malato
non è tanto per i malati, ma è stata istituita 21 anni fa da Giovanni Paolo II proprio con lo scopo di aiutare a riflettere chi, i cittadini, noi che stiamo bene, quindi anche operatori sanitari, operatori pastorali, proprio sul senso che dolore, sofferenza, morte ha nell'ambito del nostro contesto, della nostra realtà. Quindi è un tema importante e in un periodo cade l'11 febbraio perché è la ricorrenza della Beata Vergine di Lourdes, ma proprio per i sani, per fermarci a riflettere che ruolo hanno nell'interno della loro comunità, quindi le parrocchie e operatori sanitari, nel loro lavoro riferita proprio all'attenzione verso i malati. Due i relatori che hanno posto l'accento sul tema della giornata, i quali hanno enfatizzato il valore del dolore come cammino spirituale, la dimensione della parola e del gesto. Parole e gesti si collocano in circolarità gli uni con gli altri e entrambi servono, ma il problema è l'amore giusto al momento giusto. Quindi l'amore si esprime in modi diversi a seconda dei momenti, a seconda delle circostanze, e tuttavia la cosa fondamentale è la radice che porta questo tronco che appunto ha parole e gesti. Ecco, è la radice, come vediamo dalla parabola del Samaritano, che è proposta come icona alla nostra riflessione, è la compassione. Ecco, una compassione che nel termine greco con cui viene espressa fa riferimento davvero alle viscere, il samaritano in splachnisze si dice, cioè si sente sommuovere, a differenza degli altri due uomini, pure religiosi peraltro, che passano oltre. Secondo la relatrice è necessario togliere un po' il sospetto delle parole. Anche le parole, come i gesti, spesso medicano, fasciano, curano e a volte abbiamo bisogno proprio delle parole prima che dei gesti. Quindi non bisogna sospettare delle parole più di quanto si sospetti dei gesti, perché talvolta anche questi possono essere infedeli, offensivi e volgari. Un conto è vedere la sofferenza nel paziente, un altro è coglierlo sul volto e negli occhi di quelli che sono accanto a lui, perché questo provoca veramente un alone di carità, di amore proprio e di umanità vera e propria, che credo che sia quello quanto dà un valore espansivo proprio, illimitato. Ecco, su questo credo che è a doppio dunque la valenza del valore, scusa il termine, proprio della sofferenza a cui noi assistiamo. Papa Benedetto XVI lancia il suo messaggio a tutti quelli che stanno soffrendo, sia dal punto di vista fisico che spirituale, facendo riflettere soprattutto sulla caritas cristiana, il concetto di amore, che permea l'esistenza dell'esempio che ci ha dato Gesù, secondo cui amore e dolore si fondono per redimere l'umanità tutta. La nostra pastorale deve mettere attenzione a cosa? Le urla di aiuto, sofferenza, di richiesta che il malato, solo, abbandonato, malati psichici, malati terminali, chi si trova in difficoltà relazionale chiede che qualcuno se ne accorga. Quindi lo sguardo, vederlo, avere compassione, provare a patire con lui e poi versare questo olio, questo vino, cioè vuol dire farsene carico, passare dal prendersi cura ad avere cura, a farsi carico di qualcuno che è nel bisogno. Questa è il nuovo campo della testimonianza e siamo chiamati come professionisti, quindi operatori, in questo caso rivolto agli operatori, operatori pastorali, ma come società civile, come cittadinanza e come comunità cristiana. Nel messaggio del Santo Padre si leggono inoltre le parole rassicuranti dei padri del Concilio Ecumenico Vaticano II, destinato ai poveri, ai malati e ai sofferenti. Non siete né abbandonati né inutili, voi siete chiamati da Cristo, voi siete la sua trasparente immagine. E tutti questi pazienti e sofferenti sono proprio i cirenei del mondo, che quindi hanno una vocazione particolare proprio di accogliere, di accettare anche con fatica, non è sempre facile, non è sempre realizzabile questo, però nella fattispecie ecco, chi vive il peso della sofferenza arriva anche piano piano, ecco, proprio con una conversione interiore del cuore, della mente, ecco, di tutto quello che gira attorno a loro, proprio accoglierne il valore. Ecco, e per cui non sono persone abbandonate, men che meno inutili, altro che sono veramente preziose e su questo veramente
a dismisura, ecco, per quello che riguarda il valore che portano per il bene dell'umanità. Va e anche tu fai lo stesso, sono le parole con le quali Luca conclude la parabola del buon samaritano. Qui Gesù indica l'atteggiamento che ogni discepolo deve avere con gli altri, soprattutto se bisognosi di cura. Papa Ratzinger sostiene che si tratta di attingere dall'amore infinito di Dio, attraverso un'intensa relazione con Lui nella preghiera, la forza di vivere quotidianamente un'attenzione concreta, come il buon samaritano, nei confronti di chi è ferito nel corpo e nello spirito, di chi chiede aiuto, anche se sconosciuto e privo di risorse. La sensibilità al dolore varia e probabilmente varia anche in relazione alle stagioni della vita, agli incontri che facciamo, però mi piace anche richiamare, proprio sullo stimolo della parabola del samaritano, il fatto che il samaritano ripara anche il torto fatto da altri, raccoglie un uomo che era stato ferito da altri. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Ecco, questo forse è un aspetto della parabola che non è così valorizzato. Noi non dobbiamo fare grandissime cose, però nella nostra responsabilità anzitutto ci è chiesto di riparare anche danni, ferite, guasti che altri hanno fatto. E è un compito modesto, se vogliamo, ma per conto mio è qui che si concretizza in primo luogo il senso di responsabilità che ciascuno deve avere in tutti gli ambiti della propria vita. E quindi lo stare accanto al malato ha un poco la funzione del riparare il danno che il suo corpo sta subendo, il suo spirito inseparabile dal corpo sta subendo in quel momento. Nel nostro impegno sociale, professionale, politico, riparare significa non fare tante dietrologie. Il samaritano non sta a fare dietrologie su chi possa avere ferito questo uomo lasciato lungo la strada. Ecco, ma esercitare una responsabilità che consiste anche umilmente nel riparare i danni fatti da altri. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Il vicario generale, Monsignor Lauro Tisi, ha ripetuto più volte che la pastorale degli ammalati deve diventare una pastorale ordinaria. All'interno dell'ospedale dove io lavoro tutti i giorni sento che questa pastorale è immensamente preziosa, che non potrebbe mancare, perché è come se mancasse il sale nel cibo, come se mancasse la luce, già da un momento è buio, anche se apprezzo tantissimo e non potrebbe essere diversamente tutto quello che gli operatori pastorali compiono per questi nostri pazienti, ma certamente il sacerdote che passa letto a letto e stringe la mano e fa una carezza e fa un sorriso e dice una parola di speranza, questo è veramente quanto di più bello che io condivido e che faccio veramente anche con molta emotività ed empatia verso i pazienti che l'accolgono veramente con il sorriso e comunque con gratitudine vera e propria. Ecco, io non sono direttamente implicata nella pastorale del malato, però certamente ho avuto modo di stare accanto a malati e lì si capisce che in alcuni momenti della vita non si possono più utilizzare le parole, ma l'unica cosa che può appunto toccare l'altro è il gesto, è la carezza. E insisto su questo toccare, perché fra l'altro è termine molto amato nella Bibbia. Gesù tocca quando guarisce. Ecco, noi forse sottovalutiamo anche dal punto di vista dei nostri gesti il tatto, ma una carezza tante volte è veramente ciò che più è atteso da chi ci sta di fronte. E la nostra mano in questo senso ha tra tutti gli organi del nostro corpo nella Bibbia un posto davvero considerevole. Quindi c'è una grande attenzione al toccare, ecco, l'essere toccati, il toccare, ed è così che si esprime molto profondamente la compassione che uno ha dentro, il toccare l'altro come persona nella pastorale del malato e nell'accostamento del malato, comunque questo avvenga nella nostra vita, è fondamentale appunto riuscire a capire che cosa tocca in quel momento il cuore dell'altro e riuscire a dar luogo alla compassione che sentiamo dentro di noi. Nell'enciclica Spe Salvi, Benedetto XVI scrive così:
non è lo scansare la sofferenza, la fuga davanti al dolore che guarisce l'uomo, ma la capacità di accettare la tribolazione e in essa di maturare, di trovare senso mediante l'unione con Cristo che ha sofferto con infinito amore. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci alla prossima settimana. L'avvocato del diavolo. Domande scomode per i cristiani d'oggi, a cura di padre Walter Tonelotto. Carissimi amici, buonasera. Anche oggi vogliamo presentarvi un'altra puntata del programma L'avvocato del diavolo. Domande un po' scomode, ma molto interessanti e io penso soprattutto vivaci per i cristiani di oggi. Anche questa sera abbiamo con noi Alessandra Rotondi, che sarà qui con noi appunto per presentarci queste domande, che forse sono le domande che anche voi potreste presentare qui al nostro programma. Allora, la mia domanda è questa: tutti i peggiori crimini dell'umanità, quindi a cominciare dalla morte di Cristo fino ad arrivare ai nostri giorni con tutte le decapitazioni, sono state commesse nel nome di un Dio. Dio ci viene presentato come Dio misericordioso, un Dio che perdona addirittura 70 volte 7, e quindi sempre. Come faccio a credere in un Dio misericordioso con tutti quanti questi crimini? E io penso che la domanda ce la siamo posta molte volte anche noi, semplici cristiani, perché soprattutto oggi, quando abbiamo un mondo così avanzato, così tecnologico, oggi forse abbiamo più violenza, più morte, più distruzione che nel passato. Mi ricordo che il Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, diceva che il secolo XIX era il secolo di Caino, cioè il secolo del fratello che uccide il fratello. Bene, io vorrei prima di tutto mettere un po' di chiarificazione. Non è Dio non uccide. Questo è chiaro, è una verità che nessuno può mettere in discorso. Dio non uccide, anzi Dio dà la vita. Però, oggigiorno, quello che succede è la manipolazione dell'idea di Dio per uccidere. In certo senso sono gli uomini che usano idee, diremo, esagerate, idee sfasate, di un Dio che dà loro la possibilità di uccidere. Ecco, questo avete sentito tante volte anche il Papa Francesco, non esiste. Non si può uccidere in nome di Dio, perché Dio non uccide. Dio non è violento, Dio non è un terrorista. Quindi è uno sbaglio dire che si uccide in nome di Dio. No, si prende Dio come scusa per poi poter uccidere secondo i piani politici, terroristici di qualche gruppo, di qualche nazione. La storia ci dice che siamo un po' tutti colpevoli. Se voi studiate la storia, le guerre. Cosa sono le guerre? Le guerre sono una rivincita di un popolo contro l'altro, oppure un sopruso, oppure un'invasione. Quindi non possiamo puntare il dito verso nessuno, perché siamo tutti un po' colpevoli, no? Però se tu mi dici guarda la storia mi fa vedere che proprio la Chiesa Cattolica si è macchiata di crimini molto molto gravi. Certo, più che la Chiesa Cattolica io direi qualche nazione cattolica o qualche re cattolico, perché va bene che anche Giulio II, il Papa Giulio II era generale, andava anche lui in guerra però a cavallo a quei tempi.
ma vorrei dire questo, che la Chiesa è una forza morale che è sempre stata da parte della pace, è sempre stata un po' da parte della, come si dice, dell'armonia tra i popoli, ma di fatto poi è successo anche che alcuni, anche in nome della Chiesa, alcune nazioni, alcune monarchie hanno fatto quello che forse non dovevano fare, cioè hanno ucciso anche in nome della Chiesa. Non dobbiamo aver paura di ammettere, che ci sono stati sbagli, non dobbiamo avere paura di ammettere che nella storia ci sono state delle ingiustizie fatte, commesse anche dalla Chiesa. Però dobbiamo vedere quello che la Chiesa insegna, quello che la Chiesa veramente dice, vuole. Quindi non possiamo dare la colpa a Dio quando i cristiani oppure persone di chiesa hanno commesso degli sbagli, hanno commesso delle ingiustizie e ci sono state. Quindi sì, è vero che Dio ha il potere. Io invece cambierei un po' la domanda in questo senso. Ancora io personalmente non riesco a rispondere di fronte alle calamità naturali. Prendi un tsunami. 200.000 morti. Ma è possibile che Dio non avesse potuto fare niente? Come dici tu, se lui è misericordioso, se lui ha il potere di farlo, perché non l'ha fatto? Già, perché non l'ha fatto? Questa è una domanda che sinceramente non posso rispondere, penso che quasi nessuno potrà rispondere. Io mi ricordo quando il Papa Francesco è stato nelle Filippine. Lui ha detto: io non vi posso dare la risposta, però dice, voglio essere qui insieme con voi, voglio dimostrarvi che Dio è ancora con voi, perché queste calamità naturali non possono essere volute da Dio, perché ricordiamoci che la natura umana e la creazione è una creazione rotta, è una creazione che è stata distrutta dal peccato, separata. E quindi qualcosa sempre andrà male, perché è un meccanismo che non è più perfetto. Quindi, certo, Dio è misericordioso, Dio è buono, però di fronte a queste calamità io direi non c'è risposta. Per me, questo, di fronte alla morte di un bambino, cosa vuoi dire? Va bene, c'è il cancro. Sì, però perché un bambino piccolo deve nascere col cancro? Quindi ci sono certe realtà che non hanno risposta e come se noi mettiamo in chiaro veramente il problema della misericordia di Dio, ecco, io lo vedo applicabile più a queste calamità naturali, disgrazie, incidenti, che non veramente alle guerre, perché le guerre sono frutto dell'umanità, sono uomini che decidono di fare la guerra. Invece in queste disgrazie naturali è la natura che scoppia o che produce questi grandi momenti di lutto e di tragedia. L'unica cosa che io vorrei dire è che queste calamità naturali ci aiutano a essere più solidali. Tu hai visto quante milioni di persone hanno aiutato, per esempio, nei tsunami o prima in Giappone e poi nelle Filippine. Quindi, anche se sono cose veramente brutte, difficili, però come uomini impariamo anche da questi eventi. E per me la solidarietà è veramente l'unica risposta che possiamo dare a queste tragedie naturali o tragedie umane. Vorrei concludere un piccolo commento sull'Olocausto. Quello è stato un disastro storico incredibile, eh? Tutti quei milioni di persone sono andati a morire solo per un'idea sbagliata, della razza pura. E quindi immaginate voi, io ho sentito alcuni ebrei, amici, mi hanno detto: dov'era Dio? Perché ha permesso che il suo popolo, perché era il popolo di Israele, il suo popolo, fosse sottomesso a una ingiustizia così incredibile, così grande? Come dico, è difficile, a volte forse non si può nemmeno rispondere, però l'unica cosa che potrebbe derivare da queste ingiustizie incredibili, storiche, è il senso di solidarietà. Per
noi uomini o ci mettiamo insieme per risolvere i nostri problemi, oppure incominciamo a ucciderci, a scannarci l'un l'altro, e naturalmente senza nessun profitto, senza nessuna risoluzione, nessuna pace per l'umanità. Ecco, allora direi, certo, Dio è misericordioso, Dio non causa queste ingiustizie, però se avvengono, ecco, Dio ci insegna che solo attraverso la solidarietà le possiamo superare. Che ne pensi? Va bene, diciamo che per questa volta hai risposto e mi ritengo quasi soddisfatta. Bene, io penso che la questione del male è, i filosofi del Medioevo continuavano a cercare il perché. E oggi siamo noi ancora qui a cercare il perché. E penso che il prossimo millennio continueranno a cercare il perché. E per me la soluzione è solo questa, nella solidarietà umana. Grazie per averci accompagnato e adesso possiamo concludere questa nostra seconda puntata dell'Avvocato del Diavolo, domande scomode per i cristiani di oggi. Cari amici del Queens, benvenuti al programma Telemater Queens, la televisione cattolica italiana d'America. Io sono Nicola Signorello, direttore del Telemater Queens, e con me il padre Walter Tolanotto, direttore spirituale di Telemater. Invitiamo tutti gli italiani del Queens a seguire i nuovi programmi di Telemater sul canale 56 della Time Warner Cable, Queens Public Television, che andranno in onda ogni lunedì alle 10 del mattino e verranno ripetuti alle 11:30 del mattino di martedì. Invitiamo tutti gli italiani a spargere la voce e di farci compagnia ogni lunedì e martedì mattina qui al Queens Public Television nel canale 56 di Time Warner Cable. Carissimi amici, benvenuti ai programmi di Telemater. Telemater, in stretta collaborazione con i canali cattolici di Telepace e TV 2000, vi porta ora i migliori programmi del Papa Francesco in Vaticano, le informazioni dall'Italia e dal mondo e i più recenti programmi di catechesi e formazione teologica spirituale della nostra Chiesa Cattolica Italiana. Telemater.